Sono 9 anni che Subiano, per promuovere il proprio territorio, propone nel periodo autunnale la mostra del bosco e del sottobosco. Il nostro territorio si presta ad essere promosso e valorizzato e io ci tengo tantissimo perché qui secondo me si vive in una zona più bella della Toscana. La Toscana è una delle zone più belle d'Italia, l'Italia è una delle zone più belle del mondo, perciò con questo penso di aver detto già abbastanza. Ospite d'eccezione all'edizione 2015, Augusto Tocci con il suo nuovo libro Vita da Gnomi, nutrimento del corpo e dello spirito. Virgilio mi ha fatto un regalo oggi e visto perché c'era Augusto Tocci, che lui conosce molto bene, e che regalo mi hai fatto, Virgilio? Guarda, ti ho portato una fraschettina di corbezzolo, che è una delle piante più belle in questo periodo, e poi ci ha svelato Augusto Verando Tocci un piccolo segreto, il nome di questa pianta, che è la pianta del tricolore. È la pianta che contemporaneamente ha frutti e fiori in un periodo particolare dell'anno, quindi in inverno, ed è quindi una grande eccezione. I colori sono 3, bianco, verde e rosso, quindi la pianta italica per eccellenza, adesso che con queste bandiere andiamo avanti abbastanza spediti tutti. E io vorrei però ricordare una cosa, sì, questi frutti sono buoni, sono anche un pochino da prendere in considerazione perché tendono a far prendere la sbornia molto velocemente. Se sono un po' passati possono far anche ubriacare. E poi il nome latino di questa pianta è Arbutus unedo, perché in genere si dice unedo, mangiane una sola, perché altrimenti questi semini che contengono vanno a finire fra i denti e diventano fastidiosi. Però è una pianta molto buona, molto bella, serve per, così, per farci, che so, una grappa particolare, non certo per fare le marmellate, perché forse per le marmellate ne troviamo anche altri. Bene, possiamo abbassare la musica intanto? C'è un ottimo miele che viene fuori dai fiori del corbezzolo e le acne sono particolarmente ghiotte, soprattutto nella costa maremmana e anche in Sardegna viene fuori il miele di corbezzolo, che ha un gusto un po' amarognolo, che è ottimo e si sposa benissimo con certi dolci, soprattutto sardi, le seadas, che sono favolosi, con un ripieno di ricotta o di formaggio pecorino sardo, e poi fritti, sono dei grossi ravioloni, e sopra questo miele di corbezzolo scaldato, perché si diventa liquefatto, che diventa una cosa veramente eccezionale. Bene, queste notizie, tra l'altro vorrei ricordarlo, saranno anche dentro Vita da Gnomi, nutrimento del corpo e dello spirito, che è il nuovo libro di Augusto Tocci. Che se qualcuno in questi ultimi 4-5 anni ha avuto l'occasione di accendere la televisione, avrà visto dalla Clerici lo gnomo dei boschi, che poi sarei io. Questo nomignolo, che a qualcuno non è piaciuto, a me è piaciuto in un modo eccezionale, perché così facendo l'Antonella mi ha dato veramente il via per essere riconosciuto un po' dappertutto. E allora io ho voluto riportare tutta la mia vita di questi 4 anni alla prova del cuoco, con tutte le mie proposte gastronomiche, con una presentazione particolare di Antonella Clerici e poi all'ultimo anche di Enzo Ghinazzi in arte pupo, che volere o non volere è sempre un nostro graditissimo paesano. E con 102 estratta dal libro una ricetta che è andata in degustazione a tutti, il caffè di ghiande minute. Guardate che è carino anche per i bambini, ci sono tutti dei bellissimi disegni con gli gnomi, quindi è tutto quanto proprio così illustrato questo libro, molto bello, che dice: il bosco ci viene incontro in tutte le occasioni, nei tempi passati è stato prodigo anche nei confronti di coloro che non avevano la possibilità di avvicinarsi ad una tazza di caffè. C'è stato un periodo della nostra storia, prima dell'ultima guerra mondiale, quando a causa delle sanzioni il caffè non si poteva importare, ed è eloquente una storiella che si raccontava a proposito. Quando il re era solo re di caffè, se ne bevevano 3. Poi divenne imperatore, fu conquistata l'Etiopia, del caffè neanche l'odore. Se prendiamo un altro stato, sparirà anche il surrogato, quindi vedete? Un surrogato, va bene?
surrogato succedaneo è una sostanza, un prodotto che serve a fare il caffè non utilizzando il caffè che in Italia, fortunatamente o sfortunatamente, non si può fare. E poi il caffè contiene la caffeina, il caffè a qualcuno non fa troppo bene, questo se non altro è una bevanda che mette in condizioni particolari il nostro apparato digerente, non ci eccita, ci manda a letto tranquilli e ci fa dormire tutta la notte. Bene, allora Daniele, prepariamo questo caffè. Questo è il tostino, perché una volta raccolte le ghiande vengono prima sbucciate, poi essiccate e poi tostate. Il caffè, si dice, viene torrefatto, ma se ci pensate bene, sia l'orzo che le radici di cicoria, che il caffè, eccetera, una volta venivano tostate al fuoco con un affarino come questo, e quando erano tostate si prendeva un macinino, si macinavano e si facevano o con il bricco oppure con la macchinetta, la napoletana, perché ancora la cosiddetta moca non era stata inventata. Scusa, aspetta un attimo. Gliel'hanno dolcificato? Gliel'avete dolcificato, sì. Vediamo la faccia del sindaco, che succede? No, dopo però vi... No. Cioè, prima che lo assaggi però vi spiego perché il sindaco non ha troppi timori. Quando il sindaco, tuttora via, nel suo lavoro quotidiano, che non è quello solo di fare il sindaco, ma deve lavorare, viaggiava sempre andando al nord, e che succedeva? Che io mi fermavo verso Modena e lì c'era una locanda con cucina, e lì mi offrivano sempre la cucina tipica modenese e mi offrivano sempre il caffè di ghiande, e assaggiavo il caffè di ghiande ben volentieri anche di verso Modena, ecco perché la conosco questa bevanda. Bene, allora sentiamo la bevanda del nostro territorio, perché quella non era di qui. Allora sentiamo il sindaco che ne pensa. Buono, buono, buono caffè, buono, si sente il sapore, non di ghiande, il sapore buono di caffè, di fatto, la tostatura si sente molto e lascia un buon sapore in bocca, sicuramente. Qui ci abbiamo le ghiande tostate, eccole qua, giusto? E se ci fai caso, rassomigliano moltissimo alla specie del caffè. Vogliamo ricordarvi che, per esempio, le ghiande di cerro, cioè queste che hanno la cupolina arricciata, non vanno bene. Perché contengono troppo tannino e sono amare. Invece queste, il tannino non lo contengono e sono più dolciastre. Questa è la polvere di caffè, eccolo qua, del caffè di ghiande. E come vedi, questo che è fatto con il macinino, quello di una volta, quindi classico, e come vedi è il colore del caffè. Sì, questo è caffè, io penso anche l'odore è... Ora io... L'odore... No, un bel naso, no, è buonissimo, un buon naso, dico, ma l'odore è speciale, favorisco. Sento, guarda, se Fanella, perché è veramente buono. No, veramente l'abbiamo tritato noi. E soprattutto si va a 50 metri vicino al paese e si può fare prendere le ghiande, che a Poderino ci sono. E qui 50 metri dal paese. Virgilio, che ne pensi? Ti porto due turisti che non sono italiani. Venite. Insomma, no, forse è meglio l'orzo. Sì, abbastanza buono. Però molto naturale. È molto buono. Sì, naturale, diciamo, il caldo, ecco. C'è chi l'ha ripreso due volte il caffè, per cui a parte la novità, il gusto è stato piacevole, perché abbinare il sapore di questo surrogato di caffè insieme alla dolcezza e naturalezza del miele, direi che è uno sposalizio eccezionale. Gianni, per te invece, rappresentando proprio così Subbiano con la Prologo? Non l'avevo mai assaggiato, comunque è buono. Buono, un caffè meglio dell'orzo, anche perché non c'ha il glutine e io l'orzo non lo posso più prendere, quindi... Almeno con questo almeno andiamo così. Siamo a posto. Il caffè d'orzo non mi piace, premetto. Ma ti metto, questo qui non è proprio caffè d'orzo, no, è molto diverso. Una cosa piacevole, quindi, Virgilio, per una giornata divertente in mezzo alla gente. Sì, poi è un caffè che effettivamente, come diceva Augusto, fa bene anche prenderne uno, due, tre, quattro, non c'è problemi, perché non contenendo la caffeina non eccita, non dà problemi di batticuori,
e quindi si può tranquillamente berlo la sera prima di andare a letto, perché aiuta la digestione, aiuta chi ha mangiato un po' troppo e anche un po' appesantito, fa dormire perché non è eccitante, per cui non tiene svegli, e la mattina uno si alza ben riposato e si può bere alla mattina un buon caffè di caffè dopo aver bevuto la sera un buon caffè di Yander. Ma tu pensa che Gianni, che è insofferente al glutine, non ha problemi a bere proprio questo? Questo è una delle caratteristiche di questo caffè. Direi che Augusto ha avuto veramente un'idea molto brillante, e anche questo suo modo di esporre le cose, in cui lega la tradizione alle caratteristiche del territorio in cui noi viviamo, in cui lui vive, alle storie. Le storie che vengono dai boschi, dall'antico, dal passato, lui che è un ognomo poi in fin dei conti, quindi le storie le conosce. Ecco, tutto questo ci fa gustare ancora di più, grazie anche a voi di 102, questa prelibatezza e queste cose genuine che vengono dal passato e che noi riusciamo in qualche modo a tramandare per i posteri. E grazie naturalmente a persone anche come Virgilio, che come vedete ha colto subito l'occasione per farci scoprire un altro pezzetto di bosco, che partecipa sempre a tutto quello che è il territorio, a loro come Circolo Le Torri, a Federico, perché tutto serve naturalmente per far conoscere quello che è Subbiano nel suo insieme. Sì, esatto, noi come circolo abbiamo iniziato così per gioco, poi siamo appassionati alle nostre terre, al nostro paese, al nostro territorio, e da lì per divertimento insomma abbiamo iniziato e promuoviamo in un certo senso il territorio comunque, e noi ne andiamo molto orgogliosi, noi subianesi, di questo. È vero, grazie. Facciamo sentire anche Antonietta. Lei l'aveva mai bevuto il caffè di Ghiandi? Sempre, lo facevo io da me, raccoglievo le ghiande, lo tostavo col tostino, lo macinavo e poi lo facevo. Non c'era un altro caffè, quindi. Quindi il tempo in cui Betta filava, si dice, no? In fin dei conti. Quindi, Augusto, tu l'hai vissuto con la tua mamma, forse non l'hai vissuto neanche con te, giusto? Prendiamo noi, così lo mettiamo via. Senta un po', ma era il tempo anche del fronte? Il tempo del fronte, sì, proprio. Quando non c'era caffè, si arrangiava con quel modo lì. Questo non faceva diventare nervosi, non c'è pericolo. Ma ci si litigavano le ghiande con i cinghiali, con i maiali, c'erano i cinghiali? Non c'erano allora. Non esistevano i cinghiali, l'hanno portati dopo e quindi le ghiande rimanevano per noi. È vero. Quindi le ghiande solo per i maiali. Se raccoglievano, se vendevano per i maiali. Quindi le andavate addirittura a vendere? A vendere, sì, le raccoglievano a bosco, si vendevano. Tempi in cui le ghiande erano veramente importanti, Augusto. No, ma erano e sono importanti. Se oggi ci fa il caffè, vuol dire che è ancora un prodotto che ha il suo significato.